buon pomeriggio, benvenuti a TG2000 per il suo primo viaggio all'estero dopo 4 anni per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Il leader nordcoreano Kim Jong-un è tornato al suo mezzo favorito, il treno con il quale è partito da Pyongyang alla volta di Vladivostok. L'incontro dovrebbe avvenire il 13, anche se la data non è stata confermata. Intanto è imminente la partenza verso la Cina del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, incaricato dal Papa per la missione di pace. È emergenza nella Libia orientale, dove si contano oltre 2.300 morti dopo le inondazioni innescate dal passaggio dell'uragano Daniel. Il numero dei dispersi potrebbe raggiungere le 10.000 persone. Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Muammar Gheddafi, ha chiesto alla comunità internazionale di fornire aiuti umanitari e il ministro degli esteri italiani ha già fatto sapere che una squadra avanzata di valutazione è già in partenza, coordinata dalla nostra protezione civile. Concentrare le risorse su pochi interventi mirati, dal taglio del cuneo fiscale alla sanità, passando per le pensioni e le politiche per la famiglia. All'indomani del vertice di maggioranza sulla prossima legge di bilancio, la Premier Giorgia Meloni e dall'Assemblea di Fratelli d'Italia ribadisce la rotta tracciata nei giorni scorsi per una finanziaria che, secondo fonti parlamentari, potrebbe valere circa 30 miliardi di euro. Proseguono le indagini sulla scomparsa di Cata, la bambina peruviana avvenuta il 10 giugno a Firenze. La procura ha notificato un avviso di garanzia a 5 ex occupanti dell'ex hotel Astor, un atto necessario ad accertare la presenza di materiale biologico, genetico e all'estrapolazione di eventuali profili del DNA da borsoni, trolli e da rubinetti di stanze dell'hotel e alla loro successiva comparazione con quello della vittima. Il nuovo bilancio del sisma in Marocco è di 2.862 morti e 2.562 feriti. Ore cruciali per i soccorsi, arrivano i primi aiuti da Spagna, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Si scava anche a mani nude. La Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ha lanciato oggi un appello per raccogliere fondi per circa 100 milioni di euro per sostenere le operazioni di soccorso. Lavorare non è morire. Le morti sul lavoro feriscono il nostro animo, feriscono le persone nel valore massimo dell'esistenza, lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone in occasione dell'avvio di un corso di formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Calano ancora le domande di accesso ai corsi di laurea di infermieristica. In alcuni atenei per la prima volta non raggiungono nemmeno il numero di posti a bando. La riduzione media del meno 10% medio rispetto allo scorso anno accademico. La Federazione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche lancia l'allarme. Senza infermieri non saremo più in grado di garantire assistenza e salute a tutti. Questa sera la nazionale di Spalletti torna in campo contro l'Ucraina per le qualificazioni agli europei del 2024, match decisivo per la qualificazione alle 20.45 a Milano dopo il pareggio con la Macedonia del Nord. Il neo allenatore dice: per noi tutte le partite sono da dentro o fuori, perché in campo dobbiamo andare sempre per vincere. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18.30. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.